Ciao, sono Galo. Ho aperto questa galleria all'inizio di maggio con la mia fidanzata Sasha. L'idea è quella di portare il movimento della street art a un livello ufficiale in Torino, nella città dalla quale arrivo, nella quale mi sono di nuovo spostato da 3 anni, dopo una decina d'anni ad Amsterdam e viaggi negli Stati Uniti, in Giappone, in giro da tutte le parti del mondo, sempre per seguire il mio progetto di street art e sempre per cercare di comunicare e di esprimermi via questo modo di fare arte. Diciamo che l'idea della galleria è di portare in Torino una volta al mese un artista diverso, in certi casi due, quindi fare delle mostre a quattro mani, artisti che ho incontrato nella mia esperienza, nel mio viaggiare degli ultimi 10 anni, quindi sono innanzitutto persone che sono established nel campo della street art da più di 10 anni, che hanno ormai comunque un nome conosciuto e riconosciuto nell'ambiente della street art e che decisamente cercano di portare con me, come ho detto, questo movimento a livello ufficiale in Torino. Le peculiarità della galleria sono che le diamo a disposizione dell'artista ogni mese. C'è questo muro grosso, importante, dove l'artista si può sbizzarrire e creare una sua installazione, che sia muraria o di proiezione o di qualsiasi cosa voglia, ed è l'idea della street art, nel senso che il muro viene dipinto o viene comunque installato per la mostra, la mostra ha sempre una durata di un mese, dopo il muro viene ridipinto, quindi non salviamo niente, c'è proprio il concetto della street art, della temporaneità del pezzo per strada. Il posto è il posto che abbiamo trovato per la galleria, è un ex ferramenta, quindi sono 250 metri quadri di spazio, suddiviso su 2 piani, 3 stanze principali. Diciamo che c'è parecchio spazio per gli artisti per esprimersi e per esporre in maniera abbastanza grossa. Difatti ogni mostra gli artisti propongono dei 20 ai 40 pezzi d'arte. L'idea è quella di lottare contro le mostre classiche che si vedono in Torino, che sono le mostre concettuali o di arte minimalista, dove appunto il concept dell'artista è tante volte molto difficile da raggiungere. Noi cerchiamo di dare un prodotto che o ti piace o non ti piace, ma è molto istantaneo il giudizio dello spettatore. I prezzi delle opere d'arte degli artisti che proponiamo sono di nuovo a livello popolare, street art e arte è arte da strada, quindi è arte che gli artisti iniziano a fare all'inizio della loro carriera per strada, per condividere, per comunicare col mondo che gli sta attorno, per colorare o comunicare con un angolo grigio della città nella quale vivono. Quindi anche i prezzi devono essere popolari, perché non essendo una galleria classica e non essendo artisti classici, devono essere prezzi abbordabili da chiunque. Quindi vendiamo dalla maglietta a 30 euro, fatta sempre da un artista a New York, quindi anche lì un prodotto abbastanza specializzato, alla stampa per 150-200 euro, fino all'opera d'arte che può passare dai 300-400 euro fino ai 3-4 mila euro di valore. Diciamo che questo primo anno stiamo collaborando con artisti europei, semplicemente perché a livello burocratico è molto difficile, molto complicato invitare artisti americani o giapponesi o australiani. Resta comunque il nostro obiettivo per il prossimo anno, nel senso che appunto parecchi colleghi e amici che voglio portare a Torino sono di San Francisco, di New York o di Tokyo, e quindi speriamo di andare avanti con la galleria, di avere l'opportunità magari nella seconda stagione di curare mostre per questi artisti e magari allungare la mostra, non averla solo più di un mese ma di due. Ce la stiamo facendo, è dura, fare una mostra al mese è molto impegnativo a livello di promotion, di mille voci nell'elenco da coprire, dal DJ al vino, all'allestimento della mostra, ai materiali, al volo degli artisti, all'hotel per gli artisti, ci sono tantissime cose da coprire. Io essendo artista più che gallerista so quello che un artista vuole trovare quando va a fare una mostra ed è quello che cerco di offrire agli artisti. Agli amici artisti in questo caso. Purtroppo è difficile
avere una sicurezza nelle vendite, perché ci stiamo provando e siamo una galleria nuova e giovane nella scena torinese, quindi certe mostre vanno molto molto bene, altre mostre vanno un po' meno bene, continuiamo comunque a farcela e a portare avanti il progetto e con tutte le fatiche del caso ci sta piacendo la situazione, vediamo che la città reagisce bene. Abbiamo degli aficionados che sono venuti qui alla prima mostra costantemente ogni mese, ogni primo giovedì del mese, sanno dove andare a divertirsi e a vedere nuove opere d'arte in un ambiente spero accogliente come il nostro.